Riteniamo che siano invece necessaria la loro professionalità per far sì che il servizio pubblico sia veramente un bene comune. No ai 22 licenziamenti dei dipendenti della casa di riposo Altavita Ira di Padova, lavoratori sul piede di guerra davanti a Palazzo Santo Stefano per incontrare il prefetto in presa, dopo la notizia arrivata dalla direzione come un fulmine a ciel sereno e che rischia di mettere in ginocchio persone anche con 30 anni di attività nella struttura per anziani non autosufficienti. Improvvisamente non sono più idonei, non vanno più bene. Dopo 30 anni di servizio ci cade addosso questa montagna. Senta, la motivazione qual è? Loro dicono esuberi, in realtà non è vero, è solo una scusa le persone che sono in più. C'è molta rabbia, molta amarezza. Rabbia? Cioè, ho tre ernie sulle schiene, una cervicale e le spalle distrutte. Dove vado a lavorare a 50 anni, a 48 anni? Io non mi sono mica creata a casa questa situazione, mi sono trovata lì al lavoro e adesso mi dicono dopo 30 anni che sono un esubero. Hanno scritto che siamo un costo e inutili. Inutili alla detta all'assistenza. Inutili a qualsiasi un esubero. Un esubero siamo. Inutili alla detta all'assistenza perché con grande difficoltà ci hanno trovato un posto momentaneamente. È uno schiaffo questo? Sì, umiliante, molto umiliante, specialmente dopo 30 anni. Adesso non servo più a niente, calcio sul sedere, a posto. C'è molta amarezza, perché c'è voi dite umiliazione. Molta amarezza, anche perché siamo stati iscritti nella lista nera. Voi non avete intenzione di lasciare il vostro lavoro? Assolutamente no, perché ho il diritto di lavorare.